Ciao a tutti, 5 segni nascosti che piace ad un uomo. In questo video voglio spiegarti, farti vedere quali sono 5 segni nascosti che piace ad un uomo, che un uomo è coinvolto con te. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Nonché ti ricordo che ti puoi abbonare al canale e abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live. E adesso veniamo al tema 5 segni nascosti che piaci ad un uomo. Allora, in questo video voglio parlarti di 5 segni che in realtà, diciamo, sono subliminali, cioè normalmente tendono a passare al di sotto della soglia di coscienza, ma fanno capire anche in modo abbastanza preciso che tu piaci ad un uomo, che sei coinvolto, che un uomo è coinvolto con te. Allora, quali sono questi segni nascosti? Nascosti nel senso di subliminali, cioè al di sotto della soglia di coscienza. Beh, il primo è legato allo sguardo. Allora, ci sono delle cose nello sguardo che si possono cogliere e spiegare, altre cose che è più difficile spiegare, ma lo sguardo, come dice, diciamo, il proverbio, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Allora, quindi una caratteristica misurabile dello sguardo di una persona che è interessata a te è che quando lo incontri, quando lo vedi per la prima volta, quando insomma, ovviamente con una persona con la quale non c'è ancora una relazione, ti guarda per un tempo più lungo, ti guarda te per un tempo più lungo della semplice cortesia. Questo è un primo. A questo crimine Questo è un primo segnale che ci indica proprio questo. Quindi lo sguardo si mantiene per un tempo più lungo. Si mantiene per un tempo più lungo e tu puoi, diciamo, in questo modo capire che c'è un interesse che possa essere, diciamo, da un certo punto di vista, un interesse che vada oltre la semplice cortesia. Poi nello sguardo sempre c'è un altro segnale molto importante che è la brillantezza dello sguardo stesso. Se quando una persona ti guarda, noti che gli occhi in qualche modo li brillano, noti una brillantezza negli occhi, questo è un segnale molto forte che questa persona in qualche modo si sta coinvolgendo con te. Ora, potremmo dire, ha una luce negli occhi particolare. Certo, non è quantificabile da un punto di vista descrittivo, quindi mette veramente male descriverla, però si può capire se per capirlo guarda, diciamo, il tuo sguardo quando sei innamorato di qualcuno com'è. Ecco, quindi lo sguardo non mente mai, questa luce negli occhi, se è presente, non può mai mentire. Questo è un qualcosa di fondamentale, è un qualcosa di fondamentale da capire. Il secondo punto è che ti tratta in modo diverso da altre donne, magari da altre donne del gruppo, della compagnia. Noti che ha un'attenzione particolare, ha un riguardo particolare, ha una preoccupazione particolare. Quindi evidentemente le attenzioni che vengono date sono fondamentali per capire se una persona si coinvolge o se non si coinvolge, è coinvolta o non è coinvolta. Quindi non sono qualcosa di superficiale, di banale, ma è qualcosa di importante.
quindi ti tratta in modo diverso, ha delle attenzioni, delle situazioni diverse. Terzo punto è, da un certo punto di vista, focalizzato su di te, cioè tu vai a costituire il suo mondo e fa di tutto per inserirti all'interno del suo mondo, cioè trova tutte le modalità per poter trascorrere del tempo con te, per passare del tempo con te, per essere una persona che dedica, diciamo, è una persona che dedica a te il suo tempo. E evidentemente il tempo è la risorsa più importante che noi abbiamo. Se noi non troviamo tempo per una persona, non è che non abbiamo tempo in senso assoluto. È che questa persona non ci interessa, questo poi tutto il resto uno può inventarsi quello che vuole, ma di fatto se una persona non trova tempo per te è perché tu non gli interessi. Se gli interessassi, troverebbe tempo per te. Questo te lo posso garantire, è praticamente sicuro. E quindi il fatto che sia focalizzato su di te è un segno molto importante che questa persona è comunque coinvolta con te. Come quarto segno nascosto, diciamo subliminale, è che emette spesso dei segnali di gradimento quando ti vede. I segnali di gradimento sono principalmente quelli che avvengono attorno alla bocca, non soltanto, ma principalmente attorno alla bocca. Ne ho parlato in diversi video, li vado a riprendere brevemente. L'importante è che anche qua ci sia lo sguardo, ti stia guardando, perché se emette un segnale di gradimento mentre guarda un'altra persona, la cameriera che passa per dire, beh, non sei tu l'oggetto del suo desiderio, anzi potrebbe voler dire il contrario, cioè se in tua compagnia emette segnale di gradimento guardando un'altra donna, magari una sconosciuta che passa, che ne so, al ristorante, al bar dove è vicino al tavolo, beh, è evidente che proprio di te non ne frega assolutamente niente, è lì con te, ma va a cercare altre situazioni. Se invece guarda te, allora i segnali di gradimento attorno alla bocca indicano proprio che è coinvolto con te. Sono il mordicchiamento delle labbra, l'umettarsi le labbra, il toccarsi le labbra, passarsi le dita sulle labbra. Insomma, tutti questi segnali, abbinati ad altri che potrai trovare in appositi video, indicano che comunque c'è un coinvolgimento emotivo. E a suffragio di tutto questo c'è il quinto segno, che è quello del ricalco, cioè noterai che in alcune situazioni imita inconsapevolmente un po' i tuoi movimenti, il tuo modo di fare. Quindi sei diventato una sorta di alter ego. Ecco, questi sono cinque segni nascosti che piace ad un uomo, osservali e sono molto interessanti. Bene. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e sul canale è possibile abbonarsi, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!